Salve a tutti ragazzi, buonasera e ben ritrovati sul canale di Noi Malati di Foot. Qui oggi parleremo di qualcosa un po' diverso, diciamo, rispetto a come si è sempre verificato su questo canale. Parliamo un po' di compravendita. Innanzitutto, chi sono io? Innanzitutto, sono Simone Enomis, fondamentalmente, e vi volevo parlare appunto di come avevo costruito gran parte della mia squadra grazie alla compravendita. Come vedete non è completa, ma ci sono molte diverse icone Prime, c'è un Marcelo Toti, c'è Felipe Anderson, senza poi contare i panchinari. Abbiamo Robertson, abbiamo Dani Alves, insomma una marea di gente, abbiamo Alisson, Deulofeu, Footswap, e in più volevo far vedere i miei profitti mercato, che potevano essere anche molti di più se poi non avessi voluto fondamentalmente giocare. Sono 8 milioni, ho fatto 8 milioni di profitti mercato. E qui vorrei parlarvi un po' di cosa ho nella lista e di cosa secondo me dovreste fare per avere più crediti fondamentalmente per arrivare ai TOTS. Allora, io come vedete nella lista ho molti 84-85. Parliamo innanzitutto dell'evento di Carnevale, che è l'evento del momento. Come sapete, oggi è uscita l'SBC di Mendy, che non ha alzato alcun prezzo, però praticamente come dobbiamo fare a fare compravendita? Dobbiamo fare crediti veloci. Cosa dobbiamo vedere? Innanzitutto andiamo su Footbin e andando su Cheapest Player by Rating possiamo vedere appunto che gli 83, gli 84, gli 85 e gli 86, ma anche gli stessi 87 e 88 che si stanno leggermente rialzando, hanno dei prezzi ridicoli. Innanzitutto, in questo punto del gioco, io vi consiglio ovviamente sempre di giocare, però secondo me potrebbe essere importante investire, perché con il compleanno di Foot e con tutte queste promo che ci sono, ci saranno molte SBC che porteranno i prezzi ad alzarsi in maniera esponenziale e magari potete farvi qualche icona per arrivare ai TOTS. In particolare, il mio suggerimento in questo momento è di andare sui player 85, in particolare quelli di buona ibridabilità e nazionalità. Pensate ad esempio a Paulinho, pensate alla Lacazette, a Benzema, ma anche allo stesso Witsel, Diego Costa 6-6 e palesemente una sniperata. Beh, ottimo. Quindi questi 85, tutti sotto gli 8K, sui 7,5 sono perfetti, perché quando salgono, salgono circa sui 14 anche, quindi voi li comprate a 6, a 7, a 7,5, li rilistate continuamente ogni ora, più o meno a 9,9 come prezzo di partenza, 11 come prezzo compra ora. Parliamo poi degli 84, qui sono a 2K e praticamente in caso di SBC schizzerebbero a 4. Quindi io vi consiglio di investire sugli 84 e sugli 85. Ovviamente questo è un primo appuntamento su questo canale, parleremo poi di compravendita piano piano, anche di più. Fondamentalmente, e come vedete nel mio club, nella mia lista trasferimenti, sono pieno zeppo di 84-85. E qualche Donnarumma IF che sto provando a piazzare a cifre più alte. Il mio più grande consiglio per quanto riguarda la compravendita è provare sempre a relistare. Guardate, io ho tutto in vendita, vendete sempre, provate sempre a vendere. Qualcuno che compra prima o poi lo trovate, prima o poi lo trovate. Detto questo, questo di oggi era un appuntamento introduttivo alla nostra rubrica di compravendita. È un piccolo consiglio quindi di puntare sugli 84 e sugli 85, 84 a 2K fondamentalmente, e 85 più o meno sui 7,5, e rivenderli rispettivamente a 6K, gli 84 compra ora, e gli 85 a 12-13K. Questo è il mio consiglio per ora, dato che con le promo aumenteranno tutti i prezzi. Io vi saluto, vi do appuntamento poi a prossimi video nel nostro canale. Spero che questa rubrica vi possa servire, vi possa tornare utile. Poi ne parleremo, saremo, diciamo, frequenti, ci vedremo spesso. E nulla, ragazzi, vi auguro una buona serata, vi auguro un buon weekend, una buona weekend league e ci sentiamo presto. Un saluto a tutti da Enomis Channel.